Secondo giorno oggi della nona edizione della Gonne Schileo. Questa mattina si è svolta la gara. Alle 17 è prevista la visita al museo e al parco archeologico e alle 21.30 notte di Agon. Professoressa, una gara di greco antico per riscoprire anche le nostre origini. Il brano da dove è tratto? Di chi è? Ci può dare qualche informazione? Il brano è di Eschilo, naturalmente, il nostro liceo è intitolato a lui. Nel 93 si decise di fare questa gara di greco proprio per onorare la memoria, ma soprattutto i valori che Eschilo ha portato avanti e che i nostri giovani, e spero i giovani in generale, portino avanti. Abbiamo scelto oggi come commissione un brano tratto dai Sette contro Tebe, si tratta del prologo, dove Eteocle, parlando, parla praticamente, descrive quella che è un'allegoria importante già nel mondo antico, l'allegoria della nave stato che ha necessità di un Kubernetes, cioè di un timoniere che la guidi bene, perché le tempeste sono sempre in agguato e lo stato, così come la nave, possono cadere, colare a picco da un momento all'altro. Abbiamo preferito vederlo, visto che siamo educatori, facciamo parte di un liceo, solo dal punto di vista della la nave come allegoria della vita dei giovani, che nel loro viaggio di crescita sono alle prese con delle tappe che a volte sono perigliose, le procelle sono in agguato e devono avere un Kubernetes, qualcuno che li guidi in qualche modo lungo questo percorso. Quanti sono gli studenti in gara e da dove provengono? Quest'anno sono 21, provengono da vari licei, cioè Torino, Grosseto, Urbino e poi vari licei siciliani. Agon ha un significato politico completamente diverso, perché significa mettere la nostra città in vetrina per le cose migliori che può dare questa città, che sono l'accoglienza, l'ospitalità, la capacità organizzativa, il coinvolgimento delle famiglie. Quindi Agon è certamente uno strumento didattico che ci consente di confrontarci anche con i licei classici di tutta Italia, ma vuole essere anche uno strumento di promozione sociale e culturale. Domani alle 8 partenza per Agrigento con visita guidata della Valle dei Templi e Colimpetra. Alle 21.30 al Cineteatro Antidoto di Macchitella è prevista la visione dello spettacolo teatrale Le Rane. La premiazione dei vincitori si terrà sabato 28 marzo alle 9, sempre al Cineteatro Antidoto di Macchitella.